qui e vengo dal liceo scientifico di Cercano in provincia di Frosinone. Diciamo che io e le ragazze della mia classe abbiamo aderito a questo progetto che è quello della Nuvola Rosa, proprio perché eravamo interessate a questo nuovo approccio al mondo digitale nei confronti delle ragazze, proprio perché anche nella nostra classe in un certo senso i nostri amici maschi ci discriminano da un punto di vista tecnologico e quindi per questo abbiamo voluto approfondire da questo tema. Nei corsi che abbiamo fatto sono stati molto interessanti e comunque sono stati utili anche dal punto di vista della lingua, perché comunque sarà in inglese e abbiamo voluto approfondire anche la lingua inglese. E dal punto di vista tecnologico moltissimo e sono venute anche diversi rappresentanti dell'ONU e di altre associazioni internazionali che comunque hanno fatto delle testimonianze importantissime e comunque ci hanno detto che a noi spetta di far prevalere le donne in questo campo, perché dal punto di vista manageriale o comunque dal punto di vista dell'informatica in campo aziendale le donne sono sempre le percentuali più basse, quindi noi siamo il futuro in un certo senso della tecnologia. Sara, che cosa pensi che le donne possano dare in più rispetto agli uomini in questo settore? Beh, penso che le donne comunque siano molto più creative, in un certo senso più aperte e come non trovo che abbiano niente meno dei maschi, insomma, quindi penso che possiamo fare moltissimo anche di più.